Bene, non dovevo sbattere. Bentornati all'ultima puntata del Salotto dei Giovani. Come l'ultima, non ce la facciamo più né noi né coloro che c'è. È l'ultima puntata del Salotto dei Giovani, ma ci potrebbero essere delle sorprese in futuro, non si sa, magari cose nuove, cose. Infatti, abbiamo come ospite speciale Tommaso, che finalmente è tornato dopo tanto tempo passato sulla panchina là, che me l'ero conquistata comunque, dalla tribuna d'onore. Questo era il tuo oggetto. Alla tribuna cosa? Detto così è veramente il tuo oggetto, però è il suo oggetto, d'accordo? Donna, tu ogni tanto e capito cosa? Guardatelo. E quindi non siamo di nuovo qua. Questo è Don Alfredo. 20 anni stanno con noi, lo ricordiamo così, gli effetti. La pastorale non invecchia, lo dice Alfredo, di cui da poco è stato il compleanno, quindi auguri. Auguri anche a Giancarlo, che sta di quinta, che dopo verrà il tuo compleanno è fra poco, però c'era Martina che voleva raccontare una storia per finire col botto, per finire proprio una fantastica. Vabbè, io ho aperto, coerenza, basta, coerenza. Che posso, vai. Allora, è piccolo, tondo, viola, con due strisce nere verticali. Che cos'è, Don? Una palla viola con due strisce. È un mirtillo. È un mirtillo in prigione. Ci ho pensato. Un pulcino. È un pulcino con le braghe. Una prugna. Un pulcino con le braghe. Con le braghe. Perché un pulcino con le braghe? Perché viola? Perché le braghe sono troppo strette. Non abbiamo riso perché ce la sapevamo. Faceva. Vabbè, ce l'avevamo preparata, però fa un po' freddo in questo luogo. dopo mesi di sfruttamento, dopo mesi in cui ci hanno deriso, preso in giro dietro le quinte, toccherà a loro e venire qua dove non li prenderemo in giro con la loro immagine. E abbiamo saputo che riceveremo una spilletta. Grazie. Grazie a tutti. Siamo qui con il direttore della Pastorale Giovanile, ma questo non è importante, che ha permesso tutto questo. Ma dobbiamo parlare di una cosa, perché il nostro cammino non finisce qui. Ah no? No, non finisce. No. Io avevo capito. No, come se non lo sapessi. Ci siamo preparati il pulcino, ci siamo preparati sta cosa. Vabbè, queste due cose erano, va bene, dai. Perché tutti pensano, o magari qualcuno può pensare, dice, ah, il Salotto dei Giovani, questo, poi che sono stati i vari pellegrinaggi, tutti i vari No. Perché noi non ci fermiamo alla sessione estiva, anzi, proprio come gli esami che non diamo nella sessione estiva, daremo un apporto, una mano alla sessione estiva della pastorale giovanile, che ci dirà quali sono i nostri nuovi appuntamenti, no? Ma allora, intanto sono appuntamenti però non qui nel salotto, cioè usciamo, ok? Quindi adesso, ecco, l'idea è proprio, grazie, ecco, è stato molto molto bene. E dicevo... E gli appuntamenti che vogliamo ricordare sono tanti. La porta, mi raccomando, che entra il caldo, perché siamo a giugno, l'estate, ecco. È andato via, mamma mia, cioè, se la prende permaloso sto ragazzo. Che dobbiamo fare? Siamo più larghi, non è un problema, non è un problema. Poi quando vuole rientrare, rientra. Dicevamo che l'estate in realtà è il tempo più bello della pastorale giovanile, un po' perché ci avete niente da fare, si suppone, no, non è così. No, in realtà è un tempo in cui uno può dedicare tempo a delle esperienze importanti. Allora, la prima più vicina è in questo tempo nelle parrocchie si stanno facendo gli oratori estivi e una delle missioni, diciamo, della pastorale giovanile è anche questo, no? Coordinare gli oratori, che a Roma sono tantissimi e ne fanno in tanti, cioè tante parrocchie hanno ripreso, soprattutto dopo il Covid. E il 23 giugno, quindi save the date, ci sarà una festa a... Vediamo se... Insomma, non vedevi l'ora, eh? Ecco, infatti, condotta da tutti voi. No, a parte tutto, ci saranno tante associazioni anche legate al contesto dei ragazzi, dei giovani, ma soprattutto questa cosa degli oratori. Quindi tutti gli oratori di Roma che stanno facendo appunto gli incontri nelle diverse parrocchie, nei diversi contesti, quel giorno si vedono tutti lì. Quindi immaginatevi che caciara. E quindi questa è una, ok? Quindi... salutiamo tutti quelli che stanno facendo questa esperienza, che è bellissima, io penso l'abbiate fatta anche voi, no? Vero, Me li ricordo, alcuni, molti di voi. Matteo era tanto piccolo, però ecco, Matteo si è ritornato armato e pericoloso, vuoi simulare qualcosa? No, voglio dire, se ora qualcuno mi contraddirà questa volta. Ok. Ci sono i volantini per lo sterale in questa...
Ah, ok. Ok, molto bene. Sembra come nei primi incontri che ti danno questo. Ma oramai siamo col QR code, con le cose, no, va bene. Portateli a casa, famiglia, cose. Grazie. Iscrizione, prego, ma ti posso fare di nuovo? Prego, prego, dicevi? Ma io parlavo di quella cosa che avresti dovuto condurre tu, cioè la festa con tutti. Ah, vi aspettiamo il 23 a Iuradori. Ok, è anche il giorno del compleanno di mio papà, che salutiamo, perché veramente è il nonno dietro di tutti. Posso dire che farà 80 anni. Monopolizzando la situazione. 80 anni. Ecco, 80 anni. Caspita, vedo, è così. Capito? E quindi questa? Poi non lo so, chiedetemi quali altre cose. Matteo, c'è una domanda. A settembre l'hai detto? Settembre riprendiamo, speriamo, insomma, con tante cose. No, siamo rimasti alla prima. Ma non è a settembre, credo. Volevo vedere se eri pronto. Siamo rimasti alla... Ancora la prima, stiamo. Poi adesso... se tu nel frattempo esci, noi ci organizziamo, ecco, ecco. Vabbè, quindi ci sarà il secondo appuntamento, che sono i vari... Campi, ok, volevo vedere se eri preparato. Dal? Ecco. Allora, è abbastanza facile, dal 4 all'8 luglio sono i più grandini, quindi diciamo i liceali. Questi nel frattempo fanno gli romanini con i bigliettini che hanno fatto. Creare, ecco, cioè non vi posso lasciare soli un attimo, va bene. Ragazzi, state travisando. Travisando, bene. I testi li scrive quando è andato di là. Ma stavi pensando da lì? Te l'hanno suggerito da lì? No. Ok. E bene. Scusate, mi stavi ammazzando. C'ho pure gli occhiali, manco di prendere. Cioè, c'ho l'estremozione al volo. Tutto un pacchetto. Tanto gira una foto bellissima di noi due. Tony, ti perdi in chiacchiere! Devi dire soltanto una cosa, devi dire gli appuntamenti di quest'estate e basta. Te l'ho già detto. Ah, giusto. E tu che giri mentre io provo a non perdermi in chiacchiere. Ma basta, allora andiamo. Contro lo stomaco. No, dobbiamo dire, vai, il primo appuntamento. Davvero, 4-8 a Camaldoli, campo dei liceali. Poi 11-13 Rocca di Mezzo per i più piccoli alle medie, ok? È un po' più breve ma intenso. E poi c'è la cosa credo più e bella, poi... a cui parteciperemo anche noi. Ecco, noi. Grandi Sola, vabbè, qualche Sola c'è però. Bellissimo, che è il Cammino di Santiago. Quando è l'ultima volta che hai fatto un cammino, Matteo? E noi siamo sempre in cammino. Oh, ecco. Attenzione, qua sei preparato. La parola proprio cristiana, vabbè, ora... E quindi il Cammino di Santiago. Bambine, dopo vi porto in gita, però adesso rimaniamo un attimo. Stiamo simulando le esperienze estive. Ecco. Bello. Senti, donna, come è stato lavorare qui con noi? Poi lavorare in realtà. Ma lavorare, io stavo dietro l'equipment, mi ridevo, mi prendevo in giro, ora voi state prendendo in giro me, che invece sto qui in mezzo. Era per. No, io mi sono divertito dietro le quinte. Bello. Stanno filando appunto Rocca di Mezzo, Camaldoli, Santiago, ragazzi, dagli 11 sì. Ci lascia senza lavoro e non ve pago, io non ho messo così ci paghi. Beh, dobbiamo dire che però vi ringrazio in tanti modi, è stato sempre presente, dai, ogni questo senso, le presenze al contrario di qualcuno. Vabbè, Covid. Vabbè, ma ecco, c'ho avuto il Covid, c'ho avuto la stanchezza, c'ho avuto. Poi una sera sono pure passato in farmacia. Non è diventato tipo cieco a sono diventato cieco, guarda, un po' capì perché all'autobus un macello. A momenti, no? sì, no. Perché all'autobus, i ciechi infilano l'autobus. C'è però uno che non sa, non è abituato, è difficile. Quindi, poi? Stanchezza, cecità intermittenza, sono andato in farmacia. Intermittenza. E il Covid, Matti, che cos'altro? Aspetta di un'altra galla, qualcosa, cioè, se no. Vabbè, no. Comunque, io c'ho fame. Ecco, come poi stato lavorare con noi? Bellissimo. Bravo. Divertentissimo. Bravo, così mi va. Se no, travisavo, ecco, no, vabbè. Pure per noi è stato molto bello. Voi vi siete divertiti, no? Perché io ho fatto per farvi divertire. Come vi siamo divertiti? Ecco. Sta diventando una confessione comunque. Cioè, nell'area dei giochi c'è il centro estivo. Ma è così che funziona, cioè uno parla tu per tu mentre c'è il caso. Senti, vabbè. Ho scoperto sta cosa, guarda, veramente, perché mi ha detto va piano all'aeroplanino. No, è lontano. Sono riuscito a capire quando è che una cosa è lontana o vicina. Se ci arriva il braccio, è vicina. Tipo, tu mi sei vicino. Donna, già è lontano, già è non gli può arrivare il braccio, cioè per quello che dici, no, Dio, guarda il telecomando quanto è lontano, perché non ci puoi arrivare col braccio? Senti, ma...
vabbè. L'eccezione vabbè. Che conferma la regola. Non volevo essere scurrile, però non lo sarò. È vicino o lontano? Allora, vabbè, a portata di mano. Allora, questa non tagliamola. Allora, io oltre a ringraziare chi? Facciamo una sviolinata sì. per l'anno prossimo. Vai. Ringraziare. Se no non mi pago. oltre a dire che ci siamo divertiti molto, che abbiamo fatto amicizia. Questo è vero. Voglio dire, voi non vi conoscevate. Cioè, adesso datemi a me. Infatti, Marco è stato molto simpatico. Ah, no, scusate. Sì, anche Lucrezia. Lucrezia poi, mamma mia. Che abbiamo ricevuto Genoveffa. Più di quanto abbiamo dato. Comunque. Che cioè, le frasi che devi dire alla fine. Che se sa che alla fine io. Gesù, amore. Ok. Chiediamo di un attimo dare anche un volto a tutte le persone che hanno lavorato e sono state con noi. Vai. Se potete, assolutamente sì, se no mi dobbiamo uscire di nuovo, c'è una trave, succede in casino. Dai, c'è pure Don Danilo. Don Danilo. Venite a fare un saluto per passate, salutare. Quando passate, prendete l'aeroplanino, me lo passate. Mettete faccio un'altra, smosso. La cam, quella per tutti. Quella per tutti, ecco, dai. Ma io volevo veramente ringraziare tutti, nel senso io non sono comparso, ma dietro, veramente, c'è tanta gente. Voi li avete nominati, sì. Però mi sa che devono entrare perché sennò allora, dai, Gianni un'altra. Andrea allora, grazie, Don Danilo ragazzi, Don Danilo ha collaborato con il Papa in persona. Don Danilo ha collaborato con i più grandi tecnici della storia. Non ha registrato niente. Non ha registrato niente? No. Vabbè, no, ce la teniamo. Facciamo finta che stava registrando. Lui è Gianni. Che dobbiamo fare? Uno dei nostri padrini, Giancarlo, che ci ha sostenuto e sopportato. Mi vedrò male perché non questa puntata. E poi c'è Andrea, uno dei più grandi musicisti che io abbia mai visto. E vai! Quindi. Maria Rosa che abbiamo salutato, Maria Rosa che abbiamo ecco. Abbastanza il silhouette. E questa è semplicemente l'inizio di, di tutti noi. Ce ne sono altri che hanno dato una mano. Dove vi aspettiamo tutti, ecco, sì, nel frattempo. Aspettiamo nuove, ci saranno i casting l'anno prossimo per entrare. Ma questo lo possiamo dire però, effettivamente se qualcuno volesse proporsi, entrare a far parte della anche non fa, ecco. Giancarlo, ecco, così vi seleziona, vedi, ecco. Faccio vedere come si fa l'aeroprof. Ma io quindi ma perché è tipo di visa stand qua c'è lo stand della Mastra Giovanile qua c'è lo stand di modellismo aiuto. È sempre così, anche alle riunioni non riusciamo mai a parlare. Cioè, queste sono le nostre riunioni normali. In realtà ecco, queste sono le riunioni. Va bene. Ma Stefano cosa sta facendo? Stefano nel frattempo è ritornato e... Ciao, come stai? Tommaso, per concludere questo cammino finale che abbiamo fatto quest'anno, assolutamente ci siamo divertiti, siamo stati bene. E tutto quanto darci una degna conclusione. Anche perché siamo stati a Lignano Sabbiadoro a incontrare tutte le diocesi di Roma, d'Italia, dove noi stiamo tre volte più avanti, soprattutto su quelle di Milano. Abbiamo scritto, Milano, noi siamo delle fonte di ispirazione per tutti noi, no? C'ho il messaggio, Capito? Siete Milano! Cioè le altre, no, Milano non lo so, questa è. No, no, capito, Milano! Cioè Milano, vabbè. Che poi sei solo no, glielo sto dicendo, li sto proprio sfidando. Ah, li stai sfidando? Sì, no, stiamo registrando. Vabbè, io pensavo di no. Io lo dico, ma voi continuate a ma non è davvero, va bene. Ok, quindi Tommaso. Tommaso. Dacci una degna conclusione. Dai, poi dobbiamo dare la benedizione. Io ho capito che non stavo neanche registrando. Ma invece stiamo registrando, dai. Ma sarà tagliata, sì. Sarà tutta tagliata. Sicuramente no. Sarà proprio... Bene, allora. Il casting per l'anno prossimo. È sempre così. No, vabbè. Questa sarà la puntata con più tagli. Prevista. Tagli delle teste. Attenzione. Allora, io, che non sono mai stato sul pezzo. Fa la scena della trilogia. Per due stagioni. Mai come questa stagione, mai come questo episodio. Ma che... Io sono contento alla fine, cioè, è una cosa bella quella che abbiamo fatto, quella che avete sentito. Che bel lavoro che fai con questi ragazzi. Vero, Li prendi proprio tutti. Proprio... Ma perché alla fine l'importante... L'importante non è credere in se stessi. Ma è essere.
essere per non avere, no, no, proprio questo qua è proprio il passo dopo, essere per non avere. Per tutti gli animatori che ci stanno guardando, animate, mi raccomando, per tutti i genitori, continuate a genitorare. Per tutti gli zii che ci stanno guardando, per tutti i nonni che ci stanno guardando, continuate a nonnare, per tutti i bambini che ci stanno guardando, a bambinare, per tutti i sacerdoti che ci stanno guardando, a sacerdotare, per tutti i papi che ci stanno guardando, a papare, però uno poi c'è casino lì, per tutte le suore che ci stanno guardando, a suorare, per tutte le, insomma, passate la vita in aria, ciò che abbiamo. Sì. No, no, c'è la voce. Ciò che abbiamo capito, faccio. Ciò che abbiamo capito. Ho perso come si fa l'aereo veloce. Ciò che abbiamo capito. Ma scusa, quello doveva essere l'aereo quello. Sì, è quello Prometa, è quelli bravi. Mi passi l'aereo proprio. L'aereo proprio è lì per terra. Qual è quello? Guarda, quella giusta. Deve essere quella, se me lo passi lo taro. Quello che abbiamo capito. Quello che abbiamo capito. Passami il proprio. Perché non siamo capaci a fare gli aerei. Ma quell'altro è preso. E mi rivieni adesso in diretta. Aspetta, devo fare la diagnosi. Sì, occhio, te a portare la trama, no, che l'ultima volta è finita. Concludiamo con una canzone almeno, no? Comunque penso che dobbiamo smettere di farci. Vai, prova adesso. Quello che abbiamo capito. Lancio come finale. Famolo finire. Quello, grazie. Quello che abbiamo capito. Vuoi dire qualcos'altro? Cara Martina, che l'anno prossimo non ci sono più. Sono Lucrezia. Cara Lucrezia. Lucrezia. Però posso dire che l'apporto che hanno portato queste ragazze è stato. È stato, perché non ci sarà più. Ci hanno avuto un momento di gloria. Dieci vocaboli. Sono quelli i vocaboli. Io vado a buttare la pasta. Ok, dai. Quello che abbiamo. Che la vogliamo mangiare. Quello che volevamo dire è. Dente. E non è. Dottore Bucatini. Prego. No, Faticatori, scusa. Una volta che c'hanno il momento di gloria. Vai la gioia, carichiamo. Signore. Matteo. No, ma perché poi pensano che sia facile fare queste cose. Vai. Vai, Matteo. Quello. Storcerà quel microfono adesso. Adesso distorce tutto, sì. Sta venendo qualche cosa. Mi sta distorcendo. Grazie che mi vendicate. Tutte le volte mi ha parlato sopra. Ma stai scherzando? Ma stai scherzando? Cioè, cos'è dal team Tommaso? Non solo a lui. Ma non te l'hanno detto che l'anno prossimo è lui che conduce e che guardi? Sì. La conclusione perfetta è che in quest'anno, a tutti quelli che ci stanno ascoltando, abbiamo capito, riprendendo... Chissà che è una pacciuolo, stanno ascoltando. Allora, tutto bene, prendiamo un panno carta, lo tagliamo fino a fine. E, prendendo San Filippo Neri, che diceva ho solo una regola, che è la carità, quelle cose che dice San Filippo Neri. Che sei messo il film però, eh? Questo, provato, qualcosa, perché, cosa, noi diciamo perfetto. Un'altra cosa. Ciò che abbiamo capito insieme a Don, che per educare i ragazzi bisogna prima amarli, ancor prima di educarli. E con questa possiamo anche salutarci. Ci rivediamo presto. Ah,